posto, no, negli Stati Uniti, che è un tema importante, la mancanza, no, di presenza culturale, no, italiana, specialmente nelle ultime generazioni. Gli Stati Uniti hanno un sistema, no, dove di fatto, ma questo è dovuto al fatto che vi sono moltissime etnie, dove le persone vengono non integrate ma assimilate, al punto tale che le prime o anche le seconde generazioni perdono immediatamente la lingua. Il tema che noi vogliamo porre, visto che rappresento anche l'Associazione dei Mantovani del Mondo, gemellata con gli Amici Meridionali di Milano, è il tema di riportare i ragazzi, figli dei nostri discendenti, soprattutto nel sud Italia, cioè questo è il tema che abbiamo posto ai nostri amici qui a Milano, quindi noi stiamo collaborando con un coordinamento legato alle associazioni siciliane, Mantovani del Mondo e Confidi Italia, stiamo lavorando per fare in modo che l'Expo diventi l'occasione per riportare i giovani in Sicilia, in Calabria e nel sud, quindi plaudo anche al fatto che Matera nel 2019 sarà la capitale della cultura europea. Prego, Salvatore, che ha Perfetto, dei parenti a Filadelfia, tra sì, l'altro. peraltro sì, ho dei parenti a Filadelfia. Allora, innanzitutto buonasera, voglio sicuramente ringraziare l'amico Marconcini e Taverna per avermi invitato a questo convegno, salutare tutti i presenti in sala, l'onorevole, l'amico Borghetti, mi è un grande onore salutare personalmente il dottor Nestico, il dottor Colapesce, l'amico Cazzurani. Colomita. Sì, che sono praticamente gli ambasciatori, i nostri ambasciatori negli States. Niente, praticamente questa sera sì, si stanno trattando e toccando temi di vero spessore. Stiamo veramente buttando giù quelle che saranno le basi del futuro italico in termini di trattative, innovazione, sanità, agricoltura, Expo, giustamente. Tutto questo si aggancia a quella che è la storia, praticamente la cultura della nostra terra italica. Giustamente qualcuno mi diceva l'altro giorno, ma ci siamo dimenticati che eravamo capitale del mondo. Ebbene sì, purtroppo la fascia giovanile, una grossa fascia giovanile, oggigiorno tende sempre più a meccanizzarsi tecnologicamente, perdendo proprio il gusto della storia, della cultura italiana. Il nostro Made in Italy, così come si è detto, che non può essere assolutissimamente copiato perché non è un marchio, una scrittura, una dicitura, ma è proprio qualcosa che rappresenta la storia italiana, la storia passata, presente e futura della nostra Italia. Noi giovani, mi metto nella fascia giovane, siciliana, perché sono un siciliano della provincia di Catania, da circa 7 anni qui in Lombardia, quindi egregiamente adottato dalla regione Lombarda e dal comune di Rho, comune che andrà a rappresentare Expo che fa orgoglio all'Italia e paura nello stesso tempo sempre ad un'ampia fascia di italiani. Sicuramente Expo sarà il trampolino di lancio per l'Italia. Quindi creare questo ponte che parte dalle isole, quindi Sicilia, Sardegna, attraversando tutta l'Italia, arrivando a Rho e collegandosi agli Stati Uniti d'America, quindi Europa, Stati Uniti d'America, sicuramente rafforzerà quelli che sono tutti i contatti e tutte le sistematiche, proprio situazioni commerciali, nonché visive, del nostro territorio. Certo, giustamente, come diceva il nostro onorevole, si sta lavorando tanto, si stanno buttando le basi su quelle che saranno le nuove prospettive italiane, europee, se non mondiali. Dobbiamo avere ampia fiducia nei nostri parlamentari, nei nostri politici, perché come ha detto il dottor Colapesce. Scusa Colavita, mi viene a dire Colapesce perché ho un grandissimo amico che si chiama Colapesce. Quindi giustamente la politica va fatta, la sana politica va fatta e va fatta nel modo giusto. Quindi siamo molto,
speranzosi, così come si può dire, che i nostri parlamentari facciano del loro meglio per trovare le giuste armonie, le giuste tematiche sul fatto. Quindi niente, concludo augurandovi sicuramente delle buone feste, un buon Natale a voi e a tutti i nostri connazionali italiani a Filadelfia. E ringrazio nuovamente tutti per essere stati presenti e aver condiviso con me questa serata. Ritagliamo con te. Vieni, Taverna. Allora, Taverna.